Salve. In questa lezione presenteremo tre esempi numerici applicativi sul calcolo della posizione dell'asse neutro e del momento resistente ultimo di una sezione rettangolare in calcestruzzo armato. I tre esempi faranno riferimento a tre modalità di comportamento diverse delle barre di armatura e di conseguenza a tre procedure diverse per il calcolo della posizione dell'asse neutro. In questo primo esempio, studiamo una sezione rettangolare di dimensione 300x500 che è armata con 4 F20 in trazione e 3 F14 in compressione. Come vedremo, il comportamento di questa sezione è tale che entrambe le armature, quella compressa e quella tesa, risulteranno snervate. Come si ricorda, affinché questo accada, la posizione dell'asse neutro deve essere compreso tra 2,273C e il valore X limite. Il limite inferiore 2,273C rappresenta la condizione affinché le barre di compresse siano snervate, mentre invece il limite superiore X limite rappresenta la condizione da non oltrepassare affinché le barre tese siano snervate. Passiamo subito alla determinazione dei parametri geometrici e meccanici della sezione, cominciando dall'altezza utile D. Questa si ottiene sottraendo all'altezza H della sezione 500, appunto, lo spessore del copriferro 20 mm, lo spessore della staffa 8 mm e mezzo diametro delle armature tese, cioè 20 diviso 2. L'altezza utile della sezione risulta quindi 462 mm. La distanza C dell'armatura compressa rispetto al bordo superiore si ottiene invece sommando al copriferro 20 mm gli 8 mm dello spessore della staffa più mezzo diametro di armatura longitudinale, 14 diviso 2. Il totale è C uguale a 35 mm. Vediamo di calcolare le arie delle armature. In compressione abbiamo 3 F14, ogni F14 è pari a 154 mm quadri, quindi l'armatura compressa A'S è uguale a 3 per 154, uguale a 462 mm quadri. In zona tesa invece abbiamo 4 F20, ogni F20 è 314 mm quadri, quindi A'S è pari a 1256 mm quadri. Per quanto attiene al calcolo delle tensioni di progetto del calcestruzzo e dell'acciaio, adottiamo i parametri prescritti dalle normative tecniche italiane, cioè alfa cc pari a 0,85 e il coefficiente di sicurezza gamma c pari a 1,5. La tensione di progetto è pari quindi ad alfa cc per fck fratto gamma c uguale a 0,85 per 25 diviso 1,5, cioè 14,17 MPa. La tensione di snervamento di progetto dell'acciaio è pari a FYK diviso gamma S, dove con gamma S si assume il valore prescritto dalle norme che è 1,15. Il risultato è che la tensione di snervamento di progetto per l'acciaio è pari a 391,304 MPa. Per poter individuare il comportamento della sezione, in particolare delle barre di armatura della sezione, andiamo a calcolarci le posizioni limite dell'asse neutro. Affinché le barre compresse siano snervate, si deve verificare che x sia maggiore o uguale di 2,273c, cioè 2,273 per 35 o pari a 79,6 mm. Questo è il limite inferiore della posizione dell'asse neutro affinché le barre compresse risultino snervate. Affinché invece le barre tese
siano snervate, occorre che la x sia inferiore alla x limite, che è pari a xi limite per d, cioè pari a 0,641 per 462, cioè 296,1 mm. Il valore 0,641 di xi limite è associato al tipo di acciaio che noi insomma adottiamo in Italia, cioè al B450C, assumendo anche un coefficiente elastico lineare e con esse pari a 200 gigapascal, come consigliato dall'Eurocodice 2. Allora, se la nostra posizione, se la posizione dell'asse neutro che noi determineremo è compresa in questo intervallo, cioè tra 79,6 e 296,1, allora entrambe le barre saranno compresse e la tensione di progetto di entrambe è pari proprio alla tensione di snervamento di progetto. Per determinare la posizione dell'asse neutro partiamo proprio con questa ipotesi, cioè immaginiamo, ipotizziamo che entrambe le armature siano compresse. Se è così, la tensione di progetto sigma S e sigma primo S delle barre sarà rispettivamente FYK e FY con D e meno FY con D. Le compresse sono, diciamo, negative proprio perché una tensione di compressione. L'equazione di equilibrio alla traslazione che fornisce l'asse neutro diviene così un'equazione di primo grado, la cui soluzione è x pari ad a con s meno a primo s che moltiplicano fy con d diviso psi per f cd per b, sostituendo i numeri che abbiamo prima determinato, cioè i parametri geometrici e meccanici che abbiamo prima determinato, si ottiene una posizione dell'asse neutro pari a 90,3 mm. Come si vede, il valore che abbiamo ottenuto è effettivamente compreso tra i due limiti che abbiamo prima calcolato, cioè 79,6 e 296,1. Per tal motivo, cioè l'ipotesi che noi abbiamo assunto che cioè che entrambe le barre siano compresse e tese, siano snervate, è soddisfatta. La posizione dell'asse neutro che abbiamo quindi calcolato è corretta. Determinata la posizione dell'asse neutro, si possono costruire i diagrammi di deformazione di tensione sulla sezione, e in particolare determinare quindi le risultanti degli sforzi interni N con C, una sollecitazione di compressione assorbita dal calcestruzzo, N'S, la sollecitazione di compressione assorbita dalle barre compresse. Ovviamente può essere determinato anche il valore dello sforzo di trazione NS che è associato alle barre tese. Per determinare il momento resistente ultimo, poiché siamo in regime di flessione semplice, il sistema di forze interne si riduce ad una coppia e quindi è comodo calcolare il momento rispetto alla posizione delle barre tese. In questo caso il momento resistente della sezione sarà dato da NC per la distanza dalle barre tese più N'S per la distanza sempre dalle barre tese. Tradotto in numeri, NC è dato dal prodotto psi per FCD per B per X, mentre la distanza di NC dalle barre tese è pari a D meno lambda X. Per quanto riguarda lo sforzo N'S, questo sarà pari ad A'S per FY con D, in realtà col segno meno, però produce un momento positivo intorno alle barre compresse, e da qui il segno più associato all'interno della relazione. La distanza delle barre compresse dalle barre tese è data da D-C. Sostituendo i numeri si ricava così un momento resistente di progetto allo stato limite ultimo che è pari a 209,0283 kN per metri. In questo secondo caso,
Vedremo che l'armatura tesa è ancora snervata, ma l'armatura compressa invece no. La sezione che vi proponiamo è sostanzialmente la stessa dell'esercizio precedente, da cui differisce solo per aver incrementato un po' le armature di compressione. Infatti, prima nell'esercizio precedente avevamo 3 Fi14 in zona compressa, mentre adesso sono 3 Fi16. Aumentando l'armatura in zona compressa, chiaramente l'asse neutro si sposterà un po' più in alto nella sezione. Vediamo rapidamente tutti i parametri geometrici e meccanici, la distanza, l'altezza utile della sezione D è rimasta inalterata, mentre invece la distanza dell'armatura compressa, è data da 36 mm. Quindi 1 mm in più rispetto a quello che era l'esercizio precedente. Le aree di ferro delle barre tese sono le stesse, 1256 mm quadri, mentre l'area di ferri in zona compressa è data da 3 Fi16, cioè 3 per 201 mm quadri, cioè 603 mm quadri. Identici sono i parametri meccanici, cioè le resistenze di progetto dei materiali. Andiamoci a calcolare le posizioni limite dell'asse neutro. Il valore x limite chiaramente è rimasto lo stesso, non essendo variata l'altezza utile, cioè 296,1 mm. E invece si è invece incrementato il valore di C e quindi anche la posizione limite inferiore dell'asse neutro, data da 2,273 per C, si è incrementata di qualche millimetro. È 81 e adesso per questa sezione 81,8. Anche in questo caso cominciamo con l'ipotizzare che entrambe le barre siano snervate e proviamo a calcolare l'asse neutro con la soluzione delle equazioni di primo grado. In questo caso otteniamo un valore della una posizione dell'asse neutro pari a 74,3 mm, che come si vede è inferiore agli 81,8 mm cui invece corrisponderebbero le barre compresse snervate. Ciò significa che nella realtà, se questa fosse la posizione dell'asse neutro, le barre compresse non possono essere snervate, quindi saranno sollecitate da una tensione inferiore a quella di snervamento e di conseguenza l'equazione che noi abbiamo adottato non è corretta. Abbiamo però individuato che il comportamento della sezione, questa sezione avrà le barre tese snervate e le barre compresse in fase elastica. Per risolvere il problema, ricordiamo che l'equazione alla traslazione, della sezione diventa un'equazione di secondo grado, la cui soluzione passa per la definizione innanzitutto di questi 3 parametri. La percentuale meccanica di armatura, che è data armatura tesa, che è data dal prodotto A con S per FY con D fratto FCD per B per D ed è pari a 0,2502. Qui negli esercizi numerici si raccomanda di utilizzare insomma 4 cifre decimali per avere una sufficiente approssimazione. Poi viene definita la percentuale di armatura compressa rispetto all'armatura tesa, cioè il parametro U pari a primo S diviso A con S, che è pari in questo caso a 0,480, e ancora un parametro U' che tiene conto delle capacità deformative del calcestruzzo e dell'acciaio, ed è pari cioè a εcu fratto εd per u. Qui εcu è espresso in termini assoluti e non in termini algebrici, quindi preso positivo. Per l'acciaio è 0,0035, per l'acciaio invece sappiamo che la εyd è pari a 0,00196. Moltiplicato U che era 0,480, questo parametro U' è pari a 0,8571. Si passa quindi all'applicazione della formula risolutiva dell'equazione di secondo grado che fornisce l'asse neutro.
sostituendo tutti i valori diciamo nella formula, si ricava una posizione dell'asse neutro che è pari a 77,4 mm. Che si riconferma essere inferiore agli 81,8 mm, ma ovviamente leggermente superiore a quella che era invece la posizione ipotizzata se fossero state compresse entrambe le armature. E questo è chiaro perché le armature compresse, non essendo snervate, collaborano un po' di meno con una minore tensione alla resistenza della sezione. Di conseguenza c'è bisogno di impegnare più calcestruzzo, cioè l'asse neutro deve scendere leggermente più in basso. Determinata la posizione dell'asse neutro, si può passare al disegno della sezione e con la deformazione, con il diagramma di deformazione e i diagrammi di tensione. Qui vengono, diciamo, ricapitolati i parametri geometrici e meccanici, e inoltre, poiché le armature compresse non sono snervate, abbiamo detto sono in fase elastica, quindi la prima operazione da fare per poter poi determinare il contributo delle barre compresse al momento resistente, occorre calcolare la tensione elastica di progetto di queste armature, che si ottiene moltiplicando il coefficiente elastico lineare A con S per la deformazione primo S delle barre compresse. Questa si ricava dalla similitudine nel triangolo in alto del diagramma di deformazione, cioè epsilon cu fratto x per x meno c. Mettendo insieme, diciamo, le due espressioni, si può ricavare direttamente la sigma primo S che, sostituendo i parametri e assumendo come valore del modulo di elasticità lineare 200.000 MPa, cioè il valore consigliato dall'Eurocodice, si ottiene una tensione elastica di progetto delle barre compresse pari a meno 374,419 MPa. Fatto questo, si passa alla determinazione del momento resistente, che è dato da psi per FCD per B per X, che moltiplica d meno lambda x meno A'S per sigma primo S. Il segno meno sta perché poi viene, diciamo, si abbina al segno effettivo della sigma primo S per fornire, poi meno per meno sarà più, quindi per fornire un contributo positivo al momento. La tensione NC, N'C, cioè A'S per sigma primo S, deve essere moltiplicata per il braccio di meno C. Sostituendo i valori si ritrova un momento resistente di progetto pari a 210,657 kN/m. È utile notare che, pur avendo incrementato di poco, per la verità, le armature compresse, non si è avuto un incremento evidente del momento resistente della sezione, che è sostanzialmente determinato dall'altezza della sezione e dalla quantità di armatura tesa disposta in sezione. Questo risultato risulterà, insomma, da tenere in conto per la progettazione di sezioni, per esempio, che fanno parte di edifici costruiti in zona sismica, perché in quel caso il contributo di un'armatura in zona compressa che andrà inserito porta l'asse neutro più in alto, dando una maggiore capacità di rotazione alla sezione, pur incrementando leggermente il momento resistente. Bene, andiamo all'ultimo esempio, cioè un esempio di una sezione in cui le barre tese risultano in fase elastica. Beh, diciamo subito che una sezione così progettata
diciamo, non sfrutta bene i materiali, inoltre presenterà una scarsissima capacità di rotazione allo stato limite ultimo e quindi è poco idonea da essere utilizzata effettivamente nelle strutture. Vediamo la determinazione dei parametri geometrici e meccanici, quindi l'altezza utile della sezione che risulta in questo caso pari a 262 mm. La posizione delle barre compresse risulta pari a 34 mm. Inoltre, calcoliamo le armature tese che sono 12 FI20, quindi 12 volte 314, pari a 3768 mm quadri. È una quantità, diciamo, notevole di armatura in relazione alla dimensione della sezione. A primo S, cioè l'armatura in zona compressa, 5 Fi12, ogni Fi12 vale 113 mm quadri, quindi 5 per 113 pari a 565 mm quadri. I parametri meccanici del materiale sono ancora gli stessi considerati nei precedenti esercizi. Andiamo a valutare le posizioni limite dell'asse neutro. Allora, affinché le barre compresse siano snervate, occorre che la posizione dell'asse neutro sia maggiore di 2,273 per C, cioè 2,273 per 34 pari a 77,28 mm. Affinché le barre tese risultino snervate, invece, l'asse neutro deve essere inferiore della posizione X limite, che è pari in questo caso a 0,641 per 262, cioè a 167,9 mm. Calcolate queste posizioni limite, facciamo come al solito l'ipotesi che entrambe le armature siano snervate e calcoliamo l'asse neutro con l'equazione di primo grado sostituendo alle tensioni di progetto delle armature le tensioni di snervamento. In questo caso l'asse neutro risulterebbe a 182,1 mm dal bordo superiore. Come si vede, è una posizione maggiore della posizione X limite e quindi questo comporta che mentre le barre compresse risultano sono effettivamente snervate, le barre tese invece sono in fase elastica. A questo punto occorre risolvere la posizione dell'asse neutro con l'equazione di secondo grado specifica per il comportamento in questa regione. Per fare questo si introduce il parametro K che è dato dal prodotto meno S per epsilon CU, cioè meno 200.000 per meno 0,0035, cioè 700. Questa è la formula, diciamo, della risolutiva dell'asse neutro in questa regione di comportamento. Vediamo questa slide, troviamo la soluzione dell'equazione di secondo grado, cioè andiamo a sostituire i valori nella formula e troviamo la posizione corretta dell'asse neutro che è data da 171,2 mm. Procediamo quindi al disegno della sezione, vediamo che la posizione dell'asse neutro è molto in basso, la tensione, quindi la deformazione dell'acciaio è inferiore a quella di snervamento. Andiamo quindi a calcolare la tensione di lavoro delle armature allo stato limite ultimo, la tensione ovviamente delle armature tese. Questa è pari al prodotto del modulo di elasticità lineare per la deformazione epsilon con S. La deformazione epsilon con S viene ricavata per la similitudine dei due triangoli che sono formati dal diagramma di deformazione. Sostituendo i valori troviamo una tensione di lavoro delle armature allo stato limite ultimo che è pari a 371,262 MPa. Questo valore non entrerà in gioco nel calcolo del momento resistente ultimo perché lo calcoliamo come diciamo momento della coppia interna, cioè del
diciamo, un momento fornito dallo sforzo di compressione NC ed N'S rispetto alle barre tese. E come ricordiamo, le barre compresse sono snervate, quindi la tensione corrispondente è quella di snervamento di progetto, cioè 391,304. Sostituendo i parametri dei valori ai parametri nella formula, ritroviamo il valore del momento resistente di progetto, che è pari a 275,197 kN. Come vedete, è un valore piuttosto alto, però, come vi dicevo, bensì la capacità di resistenza di questa sezione sia alta e poco idonea per la scarsa rotazione allo stato limite ultimo, e poco idonea ad essere utilizzata in quelle strutture dove è richiesta una grossa capacità di deformazione plastica, in particolare nella zona sismica. Bene, con questo diciamo, questo esercizio abbiamo completato i nostri esempi applicativi sul calcolo della posizione dell'asse neutro e del momento resistente per le sezioni rettangolari sollecitate a flessione semplice allo stato limite ultimo. Arrivederci a un prossimo video su questo canale.